dobbiamo dare un messaggio chiaro e dobbiamo essere tempestivi. Noi abbiamo fatto questa ordinanza, ci difenderemo dinanzi al TAR perché siamo stati chiamati anche da alcune associazioni a difenderci dinanzi al TAR e lo faremo perché siamo convinti che la tutela della salute pubblica venga prima di ogni altra cosa e quest'anno non possiamo permetterci il lusso di avere una sovrapposizione di eventi che può produrre effetti negativi e soprattutto, come veniva anche ricordato, un ulteriore sovraccarico delle strutture ospedaliere. Per cui cosa abbiamo deciso nell'ordinanza? Due cose sostanziali. La prima, per il personale sanitario è un elemento di idoneità secondo l'articolo del decreto legislativo 81. È chiaro che significa forzare un po' la mano, ma questo è necessario ed inevitabile, per cui è un po' come uno hai la cuffia, entri in piscina, non hai la cuffia, non entri in piscina, hai la copertura vaccinale, ti rechi sul luogo di lavoro, non hai la copertura vaccinale, la devi fare, se no non puoi andare sul luogo di lavoro, e questo innanzitutto per gli operatori sanitari. Per gli over 65 anni, anche qui c'è un elemento molto chiaro, nell'ordinanza, ovvero questi soggetti che non si sottopongono a vaccinazione non possono accedere ai servizi di comunità, i servizi soprattutto di carattere sociosanitario, le residenze, le comunità di anziani. Questo è un elemento oggettivo per evitare che ci possa essere un propagarsi e una sovrapposizione di sintomi. È importante farlo tempestivamente. Noi abbiamo già concluso la gara per l'acquisizione dei vaccini, credo che siamo stati la prima regione italiana, lo abbiamo fatto anche per la regione Calabria che ce l'ha chiesta, per cui noi abbiamo acquistato 2,5 milioni in questa gara è prevista l'acquisizione di 2,5 milioni di dosi, per cui noi passeremo da una copertura di circa 1 milione a raddoppiare questa copertura. 1 milione era lo scorso anno, più o meno corrisponde a un 53%, che è un dato ancora molto basso, nonostante la Regione Lazio ha fatto dei passi da gigante per quanto riguarda la copertura per i vaccini obbligatori dell'età pediatrica. E pertanto dobbiamo anticipare anche nel calendario, e probabilmente questa anticipazione che noi abbiamo previsto al 15 settembre potrà, qualora la stagione vaccinale vada oltre, nel senso di quello che sarà il ciclo nel momento in cui raggiungerà il nostro paese, probabilmente per l'ultima fase dobbiamo anche pensare a una doppia vaccinazione per coloro, per garantire una copertura complessiva. Ne stiamo discutendo con la rete dei centri vaccinali e con la rete dei medici e dei pediatri. Rete importante, concludo, perché è la rete sentinella, per cui mettere in condizione anche di avere una capacità di copertura vaccinale più ampia sicuramente ci consente di costruire già nel territorio quella famosa diga qualora venga la seconda ondata a cui dobbiamo essere pronti. Per cui io auspico che questo segnale forte che ricordava Sandra Zampa possa anche venire dal Parlamento. Noi abbiamo fatto una riunione con il Ministro Speranza tra tutti gli assessori regionali, è chiaro c'era un'articolazione, ma io voglio dire importanti regioni hanno chiesto al Ministro di farsi portatore in Parlamento della esigenza che quest'anno e solo quest'anno il vaccino sia obbligatorio, il vaccino per le motivazioni che voi avete detto. Questa posizione era ed è la posizione del Lazio, l'ha espressa in ordinanza, a dire il vero era anche la posizione che ha espresso la Lombardia, per cui un'altra grande regione italiana, io spero, auspico che questo sia un messaggio dell'intero paese e che va bene la circolare che è stata poc'anzi descritta da Giovanni Rezza, ma io credo che bisogna dare quest'anno un messaggio forte e il Parlamento ha un'occasione e non deve sprecarla. Grazie.